Ciao unicorni, bentornati in questo nuovo vlogmas. Io mi sono svegliata per le 6:10, in questo momento sono quasi le 7 e ho preso il computer dopo un po' che mi ero svegliata per cercare di editare il video, perché ieri alla fine non l'ho editato, quindi volevo iniziare a editare il vlog di ieri per appunto caricarlo oggi, perché come sapete col fuso devo caricarlo, che qui a New York è 1 di pomeriggio mentre in Italia, cioè da voi, sono le 19. L'ho preso, lo stavo sbloccando e si è spento da solo. Poi mi è uscita la mela di Apple, ha caricato, si è rispento, poi si è riacceso e si è caricato tutto. Caricato tutto nel senso come quando fai un aggiornamento che c'è la linea e si aggiorna. Non so perché io non ho schiacciato nulla, stavo mettendo la password per sbloccarlo. E adesso è in queste condizioni, cioè non funziona, non si schiaccia nulla, la tastiera è pure spenta e non so che cosa sia successo, perché non ne ho la minima idea, ma io spero di riuscire a editare il video entro 1, solo quello, perché sennò mi arrabbio, perché io voglio che tutti i 25 video si carichino al giusto orario, io voglio riuscirci. Però non capisco perché si sia spento di colpo, cioè qui non si è spento, è sta cosa grigia che non mi è caduto, non mi è successo assolutamente nulla, ma è diventato grigio di colpo e non mostra segnali di vita. Iniziamo benissimo la giornata, poi vi farò sapere come si sta risolvendo la cosa. La situazione attuale è che dopo tipo 20 minuti di blocco si è riacceso, cioè in realtà sono riuscita a spegnerlo anche se non si vedeva nulla nello schermo, è riuscita mia madre perché io non ero capace, poi siamo riusciti a riaccenderlo e ora per ora va. Quindi cerco di editare più veloce possibile perché ho paura che si spenga di nuovo, quindi edito e carico tutto in tempo, che in caso si spegnesse almeno ho già tutto pronto. Ho finito di editare il video, sono le 8:20, sono stata più veloce del solito, intanto perché dura meno, perché dura 13 minuti e cioè non è comunque poco, però rispetto ai video che mi chiedete voi, lunghi di un'ora, è meno del solito, perché di solito durano più o meno 20 minuti i vlogmas, però comunque è tanto, quindi sono felice di essere riuscita comunque a fare abbastanza, anche se ieri non ho ripreso molto perché so che voi preferite i video più lunghi possibili, e poi perché avevo ansia che il computer si spegnesse e che non funzionasse più, quindi l'ho editato più in fretta possibile, cioè non troppo in fretta perché comunque è passato un po', perché come sapete non riesco a fare le cose troppo di fretta perché sono una persona molto precisa, quindi devo farle solo perfettamente come dico io, altrimenti non mi va bene. Comunque ora la faccio vedere a mia mamma, nel frattempo ho fatto colazione, ora prenderò un altro tè. Ho voglia di tè stranamente e poi lo metto a caricare e poi vedo che cosa farò. Tra l'altro alla fine ieri sera mi sono addormentata verso le 10, quindi non sono riuscita a resistere così tanto, però insomma dai, più o meno appena ho concluso il vlog mi sono addormentata dopo poco. E poi sì, alla fine abbiamo guardato non il Grande Fratello, perché lo guarderemo non lo so quando, però siamo talmente tristi che ci hanno spoilerato il nome del finalista, ma abbiamo visto il film di Natale che avevamo iniziato a Milano prima di partire, che non avevamo finito, cioè in realtà avevamo iniziato i primi 10 minuti, ieri ne abbiamo visti altri 10, una roba simile. Perché io mi sono addormentata. Sì, mia mamma si è addormentata e quindi poi ho spento e poi mi sono addormentata pure io. Quindi insomma vedremo, comunque ora le faccio vedere il video. Sono le 12 ore e mezza, ci sta raggiungendo. Comunque è il momento di aprire il calendario dell'avvento, anche se ho mangiato troppo cioccolato in questi giorni, quindi non ne ho voglia, mi sa che lo darò a mia mamma. Comunque oggi dobbiamo aprire l'11. Oggi c'è l'ovetto normale. Bianco. Siamo appena usciti dall'hotel, ora siamo in macchina e stiamo andando verso il ristorante dove pranzeremo. Tra l'altro è il ristorante dove andavamo sempre, anche l'ultima volta che siamo venuti, quello dove c'era la quiche, la torta di verdure che io prendevo sempre, e quindi finalmente la prenderemo anche oggi. Siamo arrivati, cioè in realtà siamo scesi dal taxi, solo che il taxi ci ha lasciati nel numero sbagliato, quindi ora stiamo andando al ristorante. L'abbiamo trovato perché in realtà ce n'era uno anche vicino all'hotel, solo che l'hanno tolto, però è una catena, quindi l'abbiamo trovato. Guardate che bella albero di Natale. Siamo dentro, siamo sedute al tavolo dopo più di un anno che aspetto questo momento. Tra un po' ordineremo. Ti metto qua il pane, che tanto io non lo mangio.
uscendo dal ristorante e io non sono a cuoco, come sempre. A parte il fatto che i miei capelli siano lisci da qua in su, perché metto il cappello, ecco, perché metto il cappello e quindi mi si lisciano, vabbè. Comunque sì, se vedete una sciarpa diversa è perché ho comprato una sciarpa bianca, perché mi piaceva di più bianca. Per questa caldissima, vabbè, vi sto spoilerando praticamente tutto il video haul. Sì, lì ci sono gli alberi di Natale in macchina. Comunque mia mamma si è accorta, guardando le previsioni, che in teoria io ero triste perché non nevicava quando ero a New York, perché lo sapete che io amo vedere la neve, cioè è una cosa che mi piace tantissimo. Mentre ora le previsioni per ora dicono che giovedì nevica, perché sono cambiate, vi faccio vedere. Io spero veramente che sia così, comunque ve lo farò sapere ovviamente nei prossimi vlog, perché vedrete tutto anche voi. E spero che nevichi, perché se è così sarò la persona più felice del mondo. Sì, ora mi metto il cappello, però in realtà non ho più così tanto freddo, cioè mi sto abituando a questa temperatura. Ora siamo a vedere una pista di pattinaggio, però non pattineremo oggi perché la pista dove pattineremo sarà un'altra, quindi ora stiamo solo guardando questa qui e ora ve la faccio vedere. Non so se lo sapete, ma a me piace tantissimo pattinare. Da piccola pattinavo tantissimo e anche mia mamma e mia zia pattinano benissimo, perché da piccola hanno fatto pattinaggio e sono molto brave. Solo che io purtroppo ho disimparato, perché non pattino più da tantissimo tempo, quindi non sono più molto capace. Però insomma, vedremo nelle prossime avventure Iris versus pattinaggio. Probabilmente pattineremo giovedì, mi sembra. Comunque vi porterò con me come sempre, quindi non perdetevi vlogmas, mi raccomando, sennò vi arrabbio. Tralasciando il fatto che io mi fossi dimenticata di quanto fosse doloroso dover usare il telefono quando si è in un posto al freddo, e quindi quando si hanno i guanti, e quindi per togliere anche solo il pollice dal guanto ci si congela tutta la mano, nonostante io abbia due guanti, perché ho sopra questo paio di guanti più spesso e sotto ho i guanti termici, questi qua, che però hanno l'indice e il pollice touch, cioè si può usare col telefono, quindi non mi congelo così tanto. Però comunque questi sono molto sottili, quindi senza sopra questo congelo. Ma a parte questo, ora siamo a Bryant Park, una cosa del genere, e non pattiniamo qua perché andremo a pattinare a Central Park, da quello che ho capito. Comunque dicono che sia molto più bello e quindi andremo a pattinare lì, solo che siamo venuti qui a vedere la pista di pattinaggio. Io e mia mamma ci siamo quasi fatti investire, perché ho quando avuto un'idea geniale. Praticamente mi ha fatto la foto da lì a qua con questo sfondo, solo che me l'ha fatta in mezzo alla strada, quindi abbiamo dovuto aspettare che il semaforo diventasse verde per, cioè in realtà qua non c'è il verde, comunque che si potesse attraversare per potermi fare la foto, solo che tutti cambiavano strada perché io ero in mezzo alle strisce pedonali mentre mia mamma mi faceva la foto, quindi non potevano passare davanti alla foto, quindi hanno tutti cambiato strada e sono passati dietro di me. Però a parte questo, siamo ancora vive e ci siamo, e vedrete tutto ovviamente su Instagram. Siamo a Times Square. Comunque il ristorante in cui siamo andati a mangiare a pranzo io lo adoro. Unica pecca: non prende il telefono né col wifi del ristorante né senza wifi, quindi ho pure postato in ritardo su Instagram, perché come sapete alle 19 in contemporanea con i vlogmas escono anche sempre delle foto su Instagram, comunque dei post,
e mi urta tantissimo quando non riesco a postare in tempo, perché sono una persona molto precisa e pignola, come avrete capito, e non sono riuscita a postare in tempo, cioè ho postato in ritardo di 3 minuti, però comunque a me fa arrabbiare molto questa cosa. Fortunatamente il video aveva la programmazione automatica, però sono dovuta uscire dal ristorante per postare. Hanno messo i cavoli al posto dei fiori, non so quanto si veda. Wow, magico questo posto a Natale, perché non è così anche in Italia? Siamo al Rockefeller Center, dove c'è un'altra pista di pattinaggio, come avrete visto, ma non è neanche questa la pista dove andremo a pattinare. Guardate che bello, quell'albero è enorme, super colorato. E finalmente Starbucks! E ovviamente noi abbiamo preso 2 tè. Siamo uscite da Starbucks e ora stiamo aspettando il taxi. Qui c'è mia mamma che ha continuamente mal di pancia, è inutile. E andremo in hotel, sono le 4:30. Penso che finiremo il film di Natale che abbiamo iniziato una vita fa. E poi io ogni volta per mi cena. Addormento a causa del fuso. No, no, anche a Milano si addormentava. Non è vero. Adesso sono le 4:30, per cui sono le... Volevo condividere con voi il fatto che qui ci sia un problema di fondo, perché i taxi ce l'hanno con noi, cioè non riusciamo a prendere un taxi. Non si fermano mai, non arrivano mai, io boh. Stiamo qua sempre ore a congelare. Ce l'abbiamo fatta, siamo sul taxi. Stiamo andando verso l'hotel. Chi può dirlo? Siamo appena entrate in hotel, ora siamo in ascensore. Perché si apre? Non hai fatto il set? Sì. Ora stiamo salendo in camera, ma prima mi fermerò nella stanzetta del tè per prendere il tè a mia mamma, perché io non ne voglio, perché l'ho già preso, ho il singhiozzo. E poi staremo un po' in camera, come vi ho detto prima di uscire per cena. Ah, e in tutto questo anche oggi ho preso un po' di cose, però in realtà sono solo 2 cose uguali, cioè uguali ma diverse. Capirete tutto quando vi farò vedere il video haul, insomma. In questo momento siamo ancora in camera, sono le 7:15. E alla fine, dato che mio cugino non ha voglia di andare fino al ristorante, mia mamma neanche, di sicuro non ci andiamo solo io e mia zia, e perché vogliamo cenare tutti insieme, abbiamo deciso di stare qui in hotel. Quindi io e mia mamma siamo già qui in hotel e tra un po' arriveranno anche mia zia e mio cugino, perché appunto ceneremo qua e penso che ceneremo qui in camera, perché proprio nessuna voglia di muoversi, perché viva con la palestra, lo sport, viva con... Non siamo per niente una famiglia pigra. Comunque ora sto guardando un po' di Vlogmas e penso che dopo cena finiremo sto benedettissimo film, se mia mamma non si addormenta di nuovo. Se non facciamo troppo tardi. Perché per lei, raga, appunto, è luna. Quasi luna di notte. Vuol dire, è un problema serio. A quest'ora dormo. Sono arrivati mia zia e mio cugino in hotel. Ora li vado a prendere, perché in questo hotel non si può salire in ascensore senza la tessera, cioè si deve passare la tessera per schiacciare il piano per poter salire. Solo che vado solo io perché mia mamma è già a letto struccata in pigiama. Sì, certo, sì. Lei è ancora col fuso che imperterrita continua a insistere del fatto che siano le 7, ma per lei sia l'1, perché in Italia è tardi, vabbè. Io ci rinuncio, ragazzi, cioè, aiutatemi voi, perché io non so più cosa fare. Comunque ora li vado a prendere, poi ordineremo in camera da mangiare e staremo tutta la sera insieme. È arrivato l'ascensore, ora entriamo. Poi non so se sono solo io, ma ho la fobia delle porte dell'ascensore, cioè ho paura di passare
quando è passato troppo tempo da quando si sono aperte le porte, perché ho paura che mi schiaccino, cioè, boh, ok. Mia zia e mio cugino sono appena andati via, sono le 9 meno un quarto e ora mi metterò il pigiama, me lo sto per mettere, mentre guardiamo il film di Natale che non abbiamo mai finito. Stavamo guardando questo benedetto film, ma come sempre mia mamma si è addormentata, come avrete visto. E non c'è speranza, non riusciremo mai a vedere questo film, cioè a finirlo. Comunque io concludo qui il vlog perché ora mi preparo tutto e poi andrò a dormire. Però non ho sonno, quindi sto ancora un po' sveglia, sì, perché sono le 9:15. Spero che questo 11° vlogmas vi sia piaciuto, sia così lasciate un bel pollice in su per farmelo sapere e per farmi continuare questi vlogmas. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché non c'è motivo per non farlo. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo domani sempre alle 19 con un nuovo vlogmas. Buonanotte per voi meno 69.